Paolo Leoni! Anziano vive in una tomba preparandosi per il riposo eterno. Dopo aver ormai perduto tutta la famiglia molto tempo fa, un anziano medico cinese ha deciso che tutto quello che gli rimaneva da fare era costruirsi un mausoleo, dove essere sepolto e nel frattempo viverci il tempo che gli rimane. Oggi, 92enne, Liang Fasheng era molto orgoglioso della sua famiglia, ma sia sua moglie che i suoi tre figli sono deceduti a causa di una malattia. Quando negli anni 90 è andato in pensione, Liang non aveva nessuno che si prendesse cura di lui e non voleva essere un peso per i suoi compaesani, che fino a poco prima aveva curato. Liang ha deciso che tutto quello che doveva fare era prepararsi al riposo eterno ed ha deciso di costruirsi un mausoleo su una collina nelle vicinanze del villaggio dove abitava. Nell'arco di 14 anni ha speso buona parte dei suoi risparmi per costruire la sua tomba. Non è un fatto unico di per sé, se non fosse il fatto che invece di sigillarla e lasciarla lì in attesa che giunga il suo tempo, Liang è andato ad abitarci subito. Ragazzi, lascio il parere a voi e che vi posso dire? Ah, giusto, partiamo con la intro! Ok ragazzi, sono riuscito a sterminarli tutti e a proseguire. Oh mamma mia, ci mancavano i robot giganti. Adesso si sono evoluti le guardie rosse. Adesso creano i robot giganti, che bello. Ma la bella notizia è che ci abbiamo i reperti. Che bello, sono felicissimo, strafelice. Ma non sono strafelice, anzi sono stradisperato per questi barili maledetti. Perché sono molto maledetti. No, non fatemi scuotere, vi prego. No. No, perché? Ora mi avete proprio rotto. Oh, la scena Tag Life aiuta sempre. Finalmente. Non li sopportavo più. Vabbè, ma ora devono sempre arrivare loro. Madonna, adesso divento gigante e vi faccio un culo gigantesco. Ho detto più chiappete perché avete superato il limite di rabbia di Sangue 106. Quando uno supera il limite di rabbia di Sangue 106, studiate questo, vengono esplosi. Cioè, esplodono. Che cosa? La nostra meta. Ah, la porta! Però è zeppa di robot. Mamma mia. Però le cose importanti è che siamo molto vicini. Anzi, siamo vicinissimi. Dobbiamo fare un breve percorso. Sì, secondo me. Reperti! Reperti! I have reperti! Sì! Finalmente! No, i sassi! No! I sassi! Sasso! Sis! Maledetti! Morite! No, ma quello lì c'è i sassi... Cioè, i massi infiniti, ragazzi! Come vedete, li riprendo ogni volta che li spacca! Ma non è valido! Devono patchare sto glitch! Maledetto! Ma sai cosa faccio? Ti ignoro! Oh! Da dance che proprio ci stava. Ci sta troppo. Ci sta tutto qua, ci sta tutto. No, basta sti missili. Ma il kamikaze semmai con i missili. Maledetto. Adesso t'ammazzo, T'ammazzo, ragazzo. T'ammazzo. Ho detto t'ammazzo, ragazzo, che bello. Sì, reperti. Ragazzi, siamo vicini alla nostra meta. Muori. No, la farm dei sassi. No, perché i sassi sono così crudeli? Madonna. Oh ragazzi, non usavo quel potere da un mucchio di tempo. Però ragazzi, non ci credo, siamo vicini alla porta. Siamo vicini, sembra simile al finale di Hello Neighbor, che devi arrivare alla porta. Però non credo che sia la fine di Knack, è troppo corto. Se no, voglio gameplay lunghi io. Non troppo lunghi perché voglio. C'ho tanti altri gameplay da fare. No, lo sapevo che dovevo battermi contro questi maledetti guardie robot. Dannazione. Muori, muori. Ragazzi, intanto io sto uccidendo i robot spenti che quelli accesi, cioè. Che ragionamento bello. Oh, esplodi! Mamma mia! Morite anche voi! Dovete morire, tutti quanti! Andare negli inferi dei robot. Mamma mia, la mia voce. Oh, perfetto. Cioè ragazzi, dopo questo video andrò a bermi un casino d'acqua perché la mia gola
è completamente irritata e non va affatto bene. Salve, ora come fate senza il vostro robot? Dai, no, non c'è ancora aperto, sono tornati un casino. Mamma mia, cioè, sono infiniti. Morite. Che schiaccio la faccia, microbo. Dai, ma non si è ancora aperta? Ma quanti ce ne sono? Spero che questi siano gli ultimi, perché voglio scoprire cosa c'è. Oh, finalmente. Voglio scoprire cosa c'è dietro sta porta, ragazzi. Il momento della verità. Verità. La verità sta arrivando. Tanto non c'è Victor. Oddio, ha detto la mia stessa frase. Il dottore ha detto: è il momento della verità. Che coincidenza. Ma quanti reparti c'erano? Ti è esploso. E sono pure tantissimi. Se Knack li assorbe tutti, mamma mia. Apri la porta. Dai, Knack. Fai quello che ti dice il dottore. Apri la porta. Vai. Grandissimo. Sì, concedono proprio i pezzi. Sì, sì. Vai. Si sta aprendo. Mamma mia, che luce. No. No, no. Alcuni non ci quadrano. Quindi Knack non è la chiave. Ragazzi, che ci sia un altro Knack con reperti diversi? No, sarebbe una cosa fighissima. No, è arrivato Victor proprio nel momento sbagliato. Peccato, questa sì che è una. No, ma ora che fa? Speravo di poter oltrepassare questa barriera. Maledetto. Che succede adesso? Tu hai tante risorse e l'hai dimostrato arrivando fin qui, dottore. Spero che ti unisca a me per tentare finalmente di aprire questa maledetta porta. E Knack, se non sei la chiave. No, non fare niente di brutto a Knack. Ma non è pericoloso, te sei pericoloso. No, 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 no. Non puoi morire, Knack. Te non puoi morire. Vai, vai, vai. No, no, che è quello? Che raggio? No, mi ha disintegrato. Ma adesso li rapisce. Madonna santa, maledetto Victor schifoso. No. No, adesso ritorno piccolo, vero? Ah no, sono ancora vivo per fortuna. Sì, ma la cosa negativa, la cosa positiva è che sono ancora vivo. Però la cosa negativa è che sono tornato un microbo. No, poi siamo, ragazzi, la cosa brutta è che siamo tornati nelle miniere dove si trovano quei ragnetti bruttissimi e i gatti che volano e che sperano di vortici dalla bocca. Oh, cosa è, cos'è? Sono peggio di tutti loro. Sono i peggiori nemici di tutta Knack. Di tutta Knack. Bellissimo. Knacklandia, semmai. E fammi indovinare, qui ci troviamo i ragnetti. Lo sapevo, ci ho azzeccato proprio. Super azzeccamento. Vai, passiamo per questa piccola fessura. Mamma mia, Non è che hanno un po' esagerato con i ragni? Dai. Morite. Cosa volete farmi con loro? Con il vostro piccolo, brutto, orribile veleno? Oh, ecco cosa mi vogliono fare. Però anche loro tolgono tanto, fanno tanto danno, ragazzi, No, guardate come escono dalle loro tane. Orribili. Lezzi. Pezzi di sterco. Oh, ora me li sono levati di torno per fortuna. Però ragazzi, la cosa che mi incuriosisce più di tutte è cosa c'è dietro la porta. E questo è il mistero più misterioso di Knack. Mistero più misterioso. Bellissimo proprio. Ok, vediamo cosa c'è qua giù. Stiamo salendo. Una struttura? Cosa sono quei raggi? C'è una struttura nascosta in una miniera? Cioè, la miniera di Trogdo è il posto più misterioso di tutto il videogioco, ragazzi, Ma ragazzi, non è che quella è la porta in cui bisognava entrare prima, però Victor c'ha... In quella porta in cui Knack non era la chiave? Secondo me quello è un altro passaggio. Secondo me è proprio quello. È tipo la porta del retro. Ma che cavolo dico la porta del retro? Non siamo mica in un locale. Vai. Ma ragazzi, quella lì in fondo è la porta. Non ci credo, siamo riusciti ad entrare.
Quindi ecco cosa c'era dietro la porta. Ma chi è quella? Cos'è quel coso? Ragazzi, sembra molto, assomiglia molto alla sfera di Knack, in grandezze enormi. Oh mio Dio, ecco il mistero. Mamma mia, quanti reperti! Avevo ragione il coso del GPS del dottore, quello che era, che è anche esploso dalla quantità dei reperti. Vabbè, anche qui ci sono le porte che per aprirlo bisogna utilizzare i reperti. Mamma mia, ci mancavano solo quelle. È proprio figo sto posto, eh. Cosa sono sti cosi? Assorbono i reperti. Ah, ho capito adesso, ragazzi. Per aprire la porta, in pratica bisogna prendere vari raccogliere tanti reperti, che poi alla fine noi vediamo le luci delle porte che si accendono. E così noi possiamo interagirci. Non so se mi sono spiegato bene, ma spero di essere stato abbastanza chiaro con voi. Ma credo che alcuni di voi ci abbiano capito abbastanza di quello che ho detto. Ma non credo, perché mi spiego un po' a cane. Quindi, ragazzi, cavoli vostri. No, scherzo, sono cavoli miei Oh no, veramente. mi sta. Questo qui mi ruba i reperti. Ladri! Ladri maledetti! Maledetti! Maledetti, che bello. Salve, sei pacifico o cattivo? Mi sta anche lui pompando tutti i reperti! Ridammeli però! Madonna, adesso se io ero gigantesco che saltavo addosso ti aprivo in due. Forse questo è un termine un po' non adeguato a questo tipo di gioco. Però ti ha. Lo dico lo stesso, ti avrei aperto in due e ti avrei assorbito tutta l'energia che c'avevi. Adesso voglio vedere chi è il più forte, eh. Maledetto, assorbi il cervello di Victor, semmai che lui se lo merita proprio, eh. Un bel lavaggio di cervello. No, ci sono i laser, ok, l'abbiamo superati. Calmo, zio, eh. Calmo. No, sto continuando a assorbirmi i reperti. Oh, meno male che ci sono i muri che si alzano, se no cioè, proprio morivo. Che figo sto teletrasporto. Ok, prendiamo i reperti. No, no, qui non me li assorbire i reperti, ti prego, non me li assorbire. Lasciami arrivare alla meta. No, no, no. Ok, meno male che ci sono in certi punti ci sono insomma, quei cosi che generano i reperti. Per fortuna, ragazzi, sono proprio fortunato. Ok, vai, prendiamoceli. Perfetto, e proseguiamo senza farci puppare i reperti. Ormai è puppare. Devo dirlo sempre. Perfetto! Dai, 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 corri, corri, zio, corri! Ok, me ne prendo altri, i reperti, me li prendo altri così almeno sono al massimo. Vai, corri, crack! Vai, grandissimo! Corri, 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 corri. Come ho detto su Outlast, corri, 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 corri. Sembra che dico corri, 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 anzi, ori, ori, ori. Mamma mia, quanti reperti! Ci sono pure i reperti illuminati, perché sono dentro un triangolo che sembra quello degli illuminati. Il ritorno degli illuminati, ragazzi. Perché lo sapete chi è il capo degli illuminati? È il signor Bill! Lui è il capo degli illuminati. Perché lui è un illuminato. Questa cosa l'ho detta senza senso, però. Per me è il capo degli illuminati. Ah, c'è un guardiano qui! Però ragazzi, il guardiano che avevamo visto prima era molto più grosso. E molto più inquietante. Meno male che non l'abbiamo incontrato. Cosa sono? Che diavolo? Questo qui mi vogliono staccare le gambe. Esagerati proprio. Vai, apriamo la porta, ragazzi. Mamma mia, ti ho dato anche troppi reperti, eh. Cioè, sono diventato un coso, un tappeto anche qui. Ormai sono tutti puppanti, tappeti, ragazzi. L'era dei tappeti è arrivata. Cosa sono quei cosi? Sembrano dei serpenti. Ma se li ammazzo mi danno i reperti, vero? Allora morite! Morite, datemi i reperti, maledetti leggi. Oh sì, ora sì che si inizia a ragionare. Ora no che non si inizia a ragionare. Perché? Ah, io ho tutti i capelli sugli occhi, non ci vedo un cavolo. Muori anche te! No, i lori! Laser! I laser maledetti! Datemi i triangoli! I triangoli sono buoni! Sono dei tramezzini e illuminati! Capito? Avete capito il mio ragionamento logico? Proprio bellissimo! Sto piangendo dalla. Mi sto commuovendo a quello che sto dicendo! No, 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 va bene.
Devo ripigliarmi proprio. Dopo sto video devo ripigliarmi proprio. Vai. Ragazzi, abbiamo aperto anche ancora la millesima porta.